Qualche giorno fa sono entrato su Behance e ho visto 230 notifiche. Mi sono chiesto, ma che cavolo è successo? Era perché uno dei miei progetti era stato selezionato nelle Curated Galleries, ovvero tra i migliori progetti nella categoria Graphic Design. Ok, ma cosa sono queste gallerie e come si fa ad essere selezionati e soprattutto quali e quanti sono i vantaggi che ne derivano? Allora, innanzitutto dovete sapere che su Behance, che è il network più importante per i creativi, per i grafici, fotografi, esistono queste curated galleries divise per categoria, cioè ad esempio graphic design, web design, type design. Essere selezionati in queste categorie, ovvero avere dei progetti in queste categorie, significa far parte di dell'1% dei progetti su Behance, perché su migliaia di progetti che ogni giorno vengono pubblicati su Behance, soltanto l'1% viene selezionato. E ovviamente quando si viene selezionati si appare sulla home di Behance, è più facile apparire nei risultati di ricerca e quindi arrivano un sacco di visite, un sacco di mi piace, di nuovi follower. Ok, ma come si fa ad essere selezionati? Allora, ti voglio prima di tutto confidare un segreto. Questo progetto che è stato selezionato pochi giorni fa nella Galleria Graphic Design è un progetto che ho creato proprio con l'obiettivo di essere selezionato nelle Curated Gallery di Behance. Dietro queste selezioni non c'è un algoritmo, non c'è una macchina, non bisogna prendere 1000 likes per arrivarci. Ci sono delle persone che scorrono i loro feed di Behance, che guardano i nuovi progetti, che guardano i progetti che stanno avendo un buon successo e selezionano quelli che secondo loro, secondo i loro parametri, sono i più meritevoli di arrivare al top. Gli stessi curatori di Behance dicono che per essere selezionati il proprio progetto deve essere estremamente innovativo e soprattutto ben fatto, deve essere un lavoro ben fatto. Loro considerano ogni sorta di fattore quando analizzano il progetto, come la qualità e l'originalità del lavoro, la presentazione stessa del progetto, il contesto in cui il progetto è inserito e soprattutto, e questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato, soprattutto la reazione che sta avendo quel progetto nella community. Quindi quanti apprezzamenti ci sono, quanti commenti, quante visualizzazioni. Questa è una cosa importante, che non significa che se ottieni 10.000 visualizzazioni in automatico vieni selezionato, ma che se ne ottieni qualche centinaia hai più possibilità di farti notare dagli stessi curatori delle gallerie. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che il tuo progetto deve avere per essere perlomeno sottoposto all'attenzione di questi curatori. Innanzitutto non deve essere un progetto in cui metti un'immagine e tanti saluti. Deve essere un progetto con l'adeguata lunghezza, che abbia un buon numero di immagini, che possa magari anche raccontare una storia, che possa raccontare come l'intero progetto si è sviluppato dall'inizio alla fine. Se presenti un progetto di branding, racconta il brief, racconta la fase di sketching, racconta come si è sviluppata tutta l'idea e come hai presentato il progetto. Utilizza immagini di qualità, possibilmente nel formato largo di Behance, ovvero con la larghezza di 1400 pixel. Questo è un altro aspetto molto importante per essere selezionati su Behance. Quando pubblichi un progetto, fai in modo che quel progetto sia quello definitivo. Molto spesso ci sono utenti che pubblicano un progetto come se fosse un lavoro in corso su Behance. Questa non è una strada intelligente, perché in ogni momento, in ogni giornata, il tuo progetto può essere analizzato. Una volta che viene analizzato, è molto poco probabile che venga analizzato una seconda volta. Quindi se il curatore di Behance arriva sul tuo progetto, vede il progetto che non è completo, è un lavoro in corso, così ovviamente lo ignorerà e passerà ad altro. Altre caratteristiche importanti sono la cover e la categorizzazione del tuo progetto. Partiamo un attimo dalle categorie. Dare le categorie giuste al tuo progetto è estremamente importante, innanzitutto perché verrà più facilmente trovato e individuato dagli utenti, dagli altri utenti di Behance che sono interessati a quel tipo di progetto, la categoria di progetto. L'altro aspetto è la cover. Avere una cover efficace è estremamente importante su Behance. È la prima cosa che un utente vede del tuo progetto, che deve essere descrittiva, deve essere di alta qualità e deve fare in modo di portare l'utente a cliccare su quel progetto e quindi poi magari a
seguirti, a lasciare un mi piace, un commento. Tutti questi qua sono consigli generici. Quello che più importa è veramente avere un progetto, un prodotto di qualità, creare qualcosa che sia di alta qualità, della miglior qualità possibile. Su 100 progetti che si vedono selezionati in galleria, 99 sono veramente degli ottimi progetti. Può capitare che ci sia quello che magari non convince al 100%, però si tratta quasi sempre di progetti di alta qualità. Secondo me è bene ogni volta che si pubblica un progetto su Behance avere già in mente quale potrebbe essere la categoria in cui finire e comportarsi di conseguenza, quindi strutturare un progetto che possa essere interessante per i curatori di quella galleria. Progetti che vengono selezionati più spesso in quelle gallerie, in che modo possono essere selezionati, quali sono le caratteristiche della cover, degli strumenti usati, del tipo di immagini utilizzate che portano a essere selezionati nella galleria di Behance. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un commento e iscriviti al canale.